So we fall at A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Questo è mio. Basta. Allora. Mi sembra che c'è ancora una missione qua da qua. No, abbiamo fatto tutte. Mancano le richieste. Non so cosa vuole Nina. Ah, sono collegate, ti si arricchisce vedo. 15 foglie di mente. Ma non ci voglio di queste missioni qua. Questo è arrivato a 160 o? Yes sir. Allora ci torniamo un attimo a. Pa 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 pa. E andiamo addosso a lui. Poi pensare che devo fare anche cosa, sinceramente. Chi me lo fa fare? Sarei curioso quando, di sapere quando ho potenziato IR. Sono passati tipo 50 episodi, non sono molto contento con me stesso. Nel senso che se ce ne vogliono 30 per potenziarla. Vabbè. No, dai. Ci ho voluto un po' di meno, secondo me. No, ci ho voluto anche un po' con me, ma va bene, è giusto, è lo spirito del gioco, a me non mi dà fastidio. Sinceramente sto perdendo un po' la speranza. No, vabbè, poi manca Mitsuki, manca dei due, non lo so. Ora aspettiamo Kazuo, visto che Kazuo non c'entra niente. Con mi sembra che non fare azione dentro con, quindi non serve niente, quindi penso che ci prendiamo qualcosa qua con altro. Non sarebbe male avere amico, ma io non voglio dipullare per cercare tutte le mie primogemme per amico. Un po' sì, ma non è la raid, sinceramente fosse la raid simpatica, non so neanch'io, non mi sta, cioè non mi sta questa metà simpatica, metà no, an assassin from our homeland or a fool who trespasses upon the waters of Chinsa. Piacerebbe, ma se non me la danno coveting the shapes of the living pure water can take on many forms in this way shall water deliver your punishment. I'm obvious for huge. The power of water is its ability to take any shape. Hello. Without solid ground, terrestrial creatures become simply. Ancora di fa mai incredibile. Incredibile la mia voglia di fa. The power of water is its ability to take any shape. Tanto facciamo delle missioni nel mare. No touching! My apologies! Hello my friend, how's it going? Take flight. Sono abbastanza facile. So. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Scherzo.
Sono fermati un attimo nella serie. Bob, questo non sta morendo. Come fa? Non so, Jim. Fa qualcosa! Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. Take cover! Look. Ah, ci sono i nuovi nemici. Look. Ti piacerebbe? Access denied. Basta volta dove il vulcano, se no. Ma voi cacchio ci fate, no? Adesso lo faccio. Mangiatevi il mio flout. As long as rain falls and rivers flow. L'anno si chiama. Water will exist forever. Vabbè, noi non penso mi manca molto, soprattutto se me ne dà tre di questi qua. Mi dovrebbe dare un'altra cosa viola, ma non la dà neanche a me. Vabbè, fammi veloce. Ci siamo quasi, per Barbara, l'unico problema è quello, non mi dà le cose leggendarie, per quello che voglio tenermi fisso a livello 80, anche per un po'. Diciamo che arrivare a livello 7 non sarebbe neanche male. Però a livello 7 ho notato che è livello 90 di brutto, nel senso che tutti i personaggi sono 92, 91, 92 e 93, 94 a livello 8, quindi sono... A questo punto torniamo poi a livello mondo 6 e ci teniamo bel poco con livello mondo 6, nel senso che, come ho detto prima, se fossi al livello 7, secondo me mi dà tutte le leggendarie che voglio. Tutte quelle che voglio. Però allo stesso momento non mi sembra un'idea così entusiasmante. Come with me. Let us find shelter from the rain. Qualcuno che possiamo invitare a giocare? Così non mi stufo a fare sta roba qua da fuori. Fammi vedere un attimo. Obiettivi. Amici. Non c'è nessuno. Tutti offline. Ma che cacchio. Cambia, cambia fine. Così magari qualcuno entra e lo facciamo prima. Mi dispiace un po' essere tipo a livello 90, avere i nemici a livello 80. Quello è giusto, ovviamente è giusto, però allo stesso momento avete visto cosa è successo quando io avevo ridosso allo stesso livello. Cioè, se non hai una squadra per tutto sono capo. Ed è una rottura di scarpe. Sembra quasi che il livello 7 di cioè già per arrivare al 6 ci vuole un po' di preparamento, preparazione, però sembra che devi essere a livello quasi, no, nel senso che devi avere poi un personaggio per avere un team solido. Però team solido vuol dire un
solito vuol dire avere Miller come Komi, avere un support come The power of water is its ability to take any shape. Always. Ah, ci sono quelli che vuoi. Fire hazard! Aspetta, non colpire, colpisci quelli in aria, se mi interessano quelli in aria. Se colpisci sempre quelli lì. Il problema con io e mia è quello. Che devi avvicinarti a... a chi vuoi per ammazzare. Cioè, a questo punto vuoi. Due secondi. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Cioè sembra quel posto di Ben serve qualcosa con qualcuno come Shankui. Ah, c'è un uomo quello che vuole. A posto di Born of Ice and Frost. Ganyu serve un porto. E Hard. Sto per dire una parola. Uffa. Aspetta, fammi usare io il mio, che è più facile per me. Perfetto. E basta. Let's see what happens when you lose your foothold. Il problema è fatto, forse non hai personaggi, ma il problema è manufatti. Se tutti i personaggi. Se hai manufatti al massimo tutti perfetti, poi anche se The power of water arrivare al 92 al mondo 8, che sono tutti al 92-93 non ti preoccupi. Il problema è che quando tu cambi personaggio, qualsiasi personaggio ce l'hai nel di dietro, perché magari devi per forza usare, che ne so, hai usato per mezzo gioco i personaggi retro e c'hai più o meno, anzi, c'hai le quasi perfette le cose. Devi continuare a usare personaggi retro, quelli che sblocchi di usi a retro. Altrimenti, appunto, usi personaggi... prima di usare i personaggi nuovi devi farti manufare. Sembra, non lo so, mi dà quell'idea lì che a livello molto sia così. Ma dai, me ne hai dati due, ma è inutile che mi dai il gladiatore 4 stelle. Vabbè. There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So l'idea che sinceramente lei siamo stati fortunati che abbiamo già 50 mi rabbrividisce. Qua dobbiamo ancora cercare altri funghi, mamma mia. Penso che dobbiamo cercarli altre due volte. I wonder when I'll be as tall as my big. Tanto penso che quel tuo boss qua bisogna farlo altre o un'altra volta, perché sinceramente se mi faccio altri personaggi di acqua non ho assolutamente l'intenzione di partire con zero malufatti perché comincio, anche perché oltre a quel coso lì dell'acqua ti dà anche quella roba lì, il scheduling, non ho l'intenzione di partire da zero. Sarebbe una cosa incredibilmente stupida, nel senso dirsi ah sì, non c'ho più voglia, e poi la volta dopo parto da zero e dico ah, che deficiente. No, comunque il team Barbara, io e mia, deve durare un po', perché sinceramente deve durare un po', deve durare fino al livello mando 7 via, deve durare quanto su Mero le missioni, male sinceramente. Cioè,
così c'è da veramente... Non è tanto farming, nel senso che ho avuto giochi peggiori. Che farming vuol dire Borderlands peggio. Borderlands devi farmarti una mod. Dai, un mese intero a cercarti la mod intera. Almeno qua per fortuna farmare un personaggio vuol dire, tra virgolette, fai quello che vuoi, tra virgolette, i manufatti ti metti quelli vecchi anche se non sono perfetti, anche se non è la cosa giusta da fare. Invece su Borderlands, se non hai tutte le cose perfette, c'erano questi boss impossibili da battere, e se non hai le cose perfette erano letteralmente impossibili. Veramente una cosa d'altri tempi, cioè una cosa veramente, vabbè, una cosa d'altri tempi, ma una cosa di Skyward. Ho giocato anche a Borderlands The Pro-Sequel. The Pro-Sequel però mi sono stufato, non ci ho giocato tantissimo. Quindi... alla fin fine avevo lasciato perdere. Access denied. Ah, vaffanculo. Fate che sto andando. We're waiting. Time for a light show. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Ovviamente qua tipo fa anche i nemici che ti one shot, cioè. Puoi fare, ho visto delle build con quelle lì che non sono neanche così, che sono abbastanza easy da fare. The power of water is its ability to take any shape. Usiamo prima. Teamwork is dreamwork! Born of ice and frost! Take flight! Fanno ridere una cosa. Alla fine ci sta one who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Adesso ci ho voluto dire, dai, mi sono preso 2 secondi. Inizi là, da dietro dovete dare una calmata. Comunque next on the agenda. Ah, pensavo che avevo manco la stavo dicendo. Andando un po' male. Let's see what happens when you lose your foothold. Serve proprio un team che the power of water is its ability to take any shape. Ah, ci sono di nuovo quelli che vogliono. So rude. So rude. My apologies. Perché diventa qualcuno. Se ci devo nemmeno fermare Bart. Aspetta. A festive reprise. Time for a light show. That didn't count. Più sei so. Water will exist forever. Ah, lì c'è un...
è scomparso. Ho rilassato tutto. Penso che quasi flutti via. Vabbè. Dobbiamo farlo solo più una volta, quindi a sto punto... No, continuo a sbagliare passo. Bla 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 bla. Non ha senso chiedere a qualcuno di entrare e poi facciamo solo una volta. Alla fin fine ogni personaggio di sto gioco va bene, però appunto la cosa che decide, come dicevo prima, è una manufatti. Cosa stavo dicendo però prima? Ah sì, la base è che semplicemente tu dovresti avere tipo quelli con... che fa 50.000 di danno. A me piacerebbe avere un team del genere, ma allo stesso momento so che le persone che hanno fatto questi team quasi sono veramente, ma veramente concentrati su quelle quattro persone. Sì, sono anche magari le loro preferite, ci sta, tipo a me, Xiangling, Bennett, Rani, Ayak, mi piaceva tantissimo come team. Aveva tutto quello che volevo, però alla fine i personaggi sono lì da usare, come ho già detto in post. Poi arriverà Raiden, non la mogliamo. No, scherzo. No. Cos'è? Se un giorno avremo un team a random con Jungli, Raiden e altri due che attaccano, va bene. Certo, forse a me adesso mi importa di più il livello amicizia, avere personale, avere sbloccare nuovi banner, eccetera. All'inizio mi interessava collezionare tutti i personaggi. Ho ancora quell'idea, però qua se il gioco ti dà la benedizione di sbloccare io e mia dopo due pull, sinceramente io non sto a tentare nuovamente la fortuna e spendere come ho fatto con Ayak 7.000 prima di sbloccare. Okay. E anche per quello che l'ho fatta livellare tantissimo, perché sinceramente è stato un bel traguardo di sbloccare. Pure water can take on many forms. Tanto è da un mesetto che ce l'abbiamo. Più di un mese, secondo me. Cioè, nel senso, sbloccate molto più di un mese, ma il team con i livelli, livellare, non livellarla, portare a livello 5. Ganyu è da poco. Però me ne stesso. Non è che non mi piace Ganyu, che semplicemente sono stufo di usare ghiaccio e voglio provare il dendo. Sinceramente sono stufo anche del fuoco, quindi tra virgolette anche per quello che decido di mollare l'abilità che aumenta, che dicevo, facendo l'attacco. Però la cosa che ci sta è che se abbiamo tutto random, tra virgolette, abbiamo più resistenza ai danni. E quello ci sta. Sti qui. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Che poi ci sta, perché lei non ci sta facendo un cacchio, anche perché ci abbiamo tutti i manufatti anche leggendari per anni, quindi dobbiamo pensare anche a quello. Io non so cosa succederà quando avremo avremo solo... Beh, avremo Yoimi al posto di Ayak che ci aiuterà. Perché Yoimi anche lei ci può essere. Io ho dato le cose di Ganyu che sono leggendarie, però se no che la vita di Ganyu è solo una prima rana. Quindi manca la sua. Yoimi ce l'ha uguale a Ayak prima rana. E questo neanche di manufatti. Tutto qua. The power of water. Is its ability to take any shape. Con Barbara non so, perché con Barbara c'ho un set nuovo di manufatti che vorrei mettere.
Il problema è che spegni. Il fatto è quello. Si sente click click questo momento. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Solo due. Oh, mi ha dato due di questi. Oh, lei era ora. Ti sei svegliato. Porca miseria. Come l'ho detto. Sembrava la cosa più importante del mondo. Beh, più o meno. Cioè, riusciamo a fare sta bagna posto di Bennett? Cioè, nel senso, sono un po' stupido di avere Bennett nel team, e tanto abbiamo 12 milioni. Scusa. È qua. Se no usiamo 5. Dateci coccomi. Intanto qua bisogna farlo altre volte sta roba qua. Però forse a livello 80 riusciamo a portarci. La roba qua bisogna farla un'altra volta. Però mi sa che riusciamo a portare a livello che vogliamo. Se dovremmo riuscirci. Ah, è Barbara che bisogna, come l'hai viste cose qua, è già. Però ne ho talmente tante di queste robe qua che non sarebbe male. Usare un po' le altre. Ma boh, non so, aspettiamo ancora. PS Massimo. Aspettiamo ancora, non so chi. La regina del Festival dell'Estate. Praticamente abbiamo le canzoni di fuochi d'artificio che simboleggiano le speranze e i sogni della gente. Non so se aspettare ancora un attimo. Potrei sopravvivere ancora un giorno senza Barbara, tanto non è tanto importante, abbiamo Barbara. Quindi. Barbara bisogna farla però prima che ci facciamo yao, come si chiama. Non abbiamo fatto questo. Ah, non ci siamo presi i soldi di questo. Ah, basta completarlo. Pensavo che dovevi vincerlo. Completa, non vinci. Ah, grazie. Lo sapevo, non continuare. Qua siamo a posto. Un'avventura, non lo so neanche io. Dobbiamo continuare quello di ieri. Cacciatori di tuoni, cacciatori di tempeste. Tira umina lui. Fammi solo nascondere. Aspetta un attimo. Dov'è sto scemo? Che continua a avere lì con Cina. Sarà su. Dammi sta roba. Mi piacerebbe averla come cosa fissa l'invocazione del genio Raiz. Secondo me sarebbe una cosa. Adesso possiamo finalmente andare qua. Andare qua. Aprire la mappa. Ah, devo provare. Fammi provare se funziona. No. No. No, non funziona. Speravo che se tenevi premuto ti mostrava posizione sulla mappa. Ok, riusciamo a togliere la sta tempesta in un modo o nell'altro, ma non.
giorno sbloccheremo un altro personaggio che viene a Sbumau, adesso mi metto lì e per molto tempo ci mettiamo lì a piantare l'erba, come si chiama? The knuckleweed, in inglese si chiama knuckleweed. Sì, che sono tutti a livello 50 buoni. Whirling snow! Mi one shot. Easy peasy che non squinta. No touching! Mi dispiace che non puoi... Mi dispiace che non puoi usare... non puoi piantarti i funghi di mostra, sarebbe una cosa... Poi non lo dici. Dici che riusciamo a riparare? Santuario di Abbazza. Vediamo. È un po' strano come cosa. Cosa assurda è che... Non so che... Poi devo poi partire per lavorare. Alleluia. Perduto per altre cose, quindi... Bello. Torniamo da Neko. quel gatto è Neko. Solo perché c'ha paura della sua presenza. Sarà lì un collezionario. Autoprogrammata tra parenti. Ben fatto. Riconosco i nostri sforzi. Dovrebbe essere il primo passo verso il ritorno dal tempio originale al suo. Buonanotte. Il primo passo verso il ritorno del tempio al suo originale fermento. Puoi offrire dei mora tu stesso se ti fa piacere. Allora, faremo come concordato. Vi spiegherò come sigillare le pietre. Ok. Quest'idola ospita quattro pietre simili. I Bicchi una volta disse che il loro scopo era quello di sigillare un volatile di dimensioni prodigiose. Dimensioni prodigiose? Ibiki disse che la forza di quel volatile era atroce, capace di strinare il pelo di tutti i gatti dell'isola. Anche il tempio fu costruito per sottomettere, così disse. Miau, i dettagli esatti mi sfuggono. Ma ha detto una parola. È davvero peccato che Ibiki non sia qui, altrimenti potresti chiedere a lei direttamente. Ah, ma lei. Pur ricordo ancora i metodi per sigillare le miau quattro pietre. Dovete miau miau. Ibiki ha detto che la chiave è usare le corde della sulla pietra, il pezzo di carta. Corde e carta. La carta sui bastoni a fianco alle pietre deve diventare la stessa carta che c'è nella pietra stessa. Chiaro come il fango. Sembri confuso, forse anche la tua comprensione è carente. Carta? Con carta e pietra. Cos'è, una specie di strana versione di sasso carta forte? Quello che pensavo. Non credo di capire. Se la vostra comprensione qui non vi aiuta, vi sono rimaste alcune di quelle assi di legno, mi inciderò un'immagine di ciò che va fatto. Va bene. Neko incide un'asse. Se vuoi ripristinare la funzionalità delle pietre protettive e inibire nuovamente la tormenta, di ritrovare e toccare le tre serie di amuletti in carta appese ai pali che corrispondono a ogni pietra protettiva. Dovrai ricordare le posizioni di ogni set di amuletti di carta e il numero su ogni palo. Oh, porca miseria. Quindi qua ce n'è due. Ci sono anche degli amuletti di carta che pendono dalla stessa pietra protettiva. Le pietre sono divise in sezioni superiori e inferiori, in grado di ruotare
indipendentemente l'una dall'altra. Telecamera si vede? Ho fatto un pasticcio 2 secondi. Un pasticcio, pensavo che non si vedeva l'immagine. Ruota le pietre in modo che il numero di amuleti sulle sezioni corrisponda ai 3 pali. Ora di certo capirete. Così si girano le pietre. Questa è la loro posizione. Ora andate, il santuario richiede ancora la mia attenzione. Ora che la cassetta delle offerte è stata riparata, il santuario tornerà presto a vivace gloria. Che incisione dettagliata. Non è stato niente di che, giuro. Tornate a farmi visita qualche giorno. Quando da queste parti sarà di nuovo frequentato, sono certo che molti umani verranno a rendere omaggio. Spero di sì. Allora potrei necessitare ancora del vostro aiuto. Sarebbe gratificante per i bichi vedere il santuario tornare in vita. Beh, neanche per Domeki. Miau. Cavolo di vero. Poi dei viaggiatori di pezzo. No. Speravo che mi aiutavano loro. Vabbè, torniamo indietro. Lo spieghiamo loro, lo fanno loro. Sto cacchio di isola è piena di rompicapi. Spero solo che il Sumero non sia lui. Se no ce l'hanno. Saranno già passati 2 giorni, penso di sì, dai fumi di Sumer. Non so neanche se continuare questa cosa qua o andare. Quindi questa pietra in realtà è divisa in una sezione superiore e inferiore e la si può far ruotare. Se la facciamo ruotare correttamente potrebbe succedere qualcosa. Ma quale sarebbe la rotazione corretta? Ho capito. Iniziamo a chiedervi dove fosse finiti. Momento, sigillare questa pietra protettiva deve essere sigillata, dici? Mi spieghi cosa è successo. Ah, un gatto parlante. Ti guardi un tempo. E gatto ti ha spiegato come sigillare. È incredibile, forse la gilda è stata voluta un po' troppo la difficoltà di questa incarica. Signorina Etsuko, non è il momento di preoccuparsi della rotazione. Guardate, le parole su quest'asse di legno sembrano incise dagli articoli in un gatto. È proprio incredibile che il gatto di nome Neko si trova ancora a santuario. Vorrei portare dei doni quando torno lì per rendere omaggio. Ecco, come pesce, cibo per gatti o simili. Per piacere, dobbiamo sigillare prima di tutto l'incarico. Ti ricordi? Giusto, chiedo scusa. Bene, allora, capiamo come sistemare la questione. Ma secondo quest'asse di legno non sarà così facile. Infatti non ci credo neanche io. Quindi dobbiamo toccare i ganci. Sono 2 però, tutti. Si gira l'obiettivo a pietra. Ah, perché devi farli combaciare. No, questo è 3. Mi sembra un aspetta. 1, 2. 2, 2. 2, 2. Ok. Ma aspetta. Aspetta un attimo. Se io lo giro. In fondo no, però what? L'ho già fatto.
Stavo guardando quello. Ah, si è diminuita la tempesta. Pure la tempesta non è scemata. Sembra che dovevano sigillare tutte e quattro. Andiamo. Gambe in spalla. Possiamo andare a far visita a Neko? Potrei farlo alla fine. Andiamo. Ah, quindi ce ne sono tre. Ah, bello. Finalmente stiamo curando questa tempesta. Presumo che lì c'è qualcosa. Ti attento. C'è una cosa, non lo so. Andiamo a vedere a Mozart. I funghi, poi qua abbiamo fatto abbastanza progresso. Purtroppo non posso fare altrimenti perché non ho la minima idea che orario devo andare, cosa devo oggi, che orario devo fare da lavoro. Cioè potrebbero chiamarmi anche da un momento all'altro che devo partire. Preferisco fare queste cose così alla fine ci ritroviamo dalle scatole. Dovrebbero essere passati 2 giorni comunque. Ne vedo uno forse. Glory la vogliamo come personaggio giocare. No, vabbè, a parte gli scherzi ci starebbe. Ti immagini avere un personaggio che è cieco, però? Beh, ovviamente tu vedi quello che, è, se, che fai, se non, perché non avrebbe senso. Però, non so, usa il suo sesto senso per fare attacchi. E quando prende qualcuno, tipo... Puoi fare l'abilità motivazione. Ogni volta che riesci a prendere qualcuno, riesci a sconfiggere qualcuno in battaglia e aumenta la vita o l'attacco. Ci starebbe. E invece se qualcuno lo colpisce per una serie di per una serie di colpi, facciamo un NPC, facciamo che ne so, un cacciatore di tesori per dire, lo colpisce o la colpisce 2 volte di fila e lei non è riuscita a parare il colpo, ci starebbe avere la, entra in modalità difensiva che diminuisce cioè aumenta la sua difesa. Sarebbe bellissimo. A me piacerebbe, sarebbe una bella cosa. Poi come abilità ce le ha tutte, non so, penserei qualcuno elettro. Qualcuno appunto con questa abilità, l'ultima sarebbe tipo sesto senso. Che lui o lei individua l'avversario. O più avversari che davanti a lei con appunto la sua abilità, con la sua abilità, e quando tu attacchi quegli avversari lì con lei aumenti il suo attacco. Quando invece switchi personaggio e attacchi quei personaggi lì con, che ne so, per dire Ayaka, che ne so, aumenta in fondo sarebbe bello infondere fiducia in Ayaka, quindi aumenta il danno di Ayaka per 20 o 30 secondi, non sarebbe male, di una percentuale alta naturalmente, non sarebbe male. Invece se continui a usare lei, aumenta l'attacco di lei per praticamente tutta il match, non sarebbe male. Quella è una cosa che non abbiamo ancora visto. Usare quel personaggio lì, tenerselo lì, ti aumenta il danno per tutto il match. Perché ne so, tu usi un'abilità elementare a posto di switchare, tieni duro con lei, ti aumenta il danno per tutto il match permanente. Poi ovviamente si toglie match, io lo chiamo, vabbè, combattimento, che ne so, stai affrontando 6 cacciatori di tesori, esempio, così a caso, usi la sua ultimate dura
Non so, l'effetto dura 20 secondi, per dire, 30 secondi. Lei magari non ha una delle difese migliori. Tu la usi, tieni duro senza switchare con un healer, oppure c'hai Barbara lì che prima di usare la ultimate usi Barbara come healer o qualcosa del genere. Poi switchi o no. Hey, you too. Aiuto. Ho attivato un cazzo. Non sarebbe male. Cioè, diventa super forte magari dopo. Margaret? What are you doing here? My cat's gone missing. Have you seen it? Parli di Diona? No, not her. I imagine Diona's probably still in the tavern. I mean little Princey. Oddio. He was just home, now he's gone. È morto prima? No, è morto. È morto. È scomparso prima. Did you seriously think Diona was a house cat? Sì. This is a bit worrying. What if Prince can't find his way home? Possiamo trovare, provare a cercare il tuo gatto. Nah, you're always such a big softy. But aren't we in the middle of something? Sì, io so. Sarah and Charles need our help urgently too. Let's go and see Jean first. You're on the way to see Jean? What a coincidence. Quello che pensavo io. Paimon thought you were looking for a cat. Ma di Jean, penso. Yes, I wanted to see if Jean could help look for my cat. Boom. Seriously? You want Jean to help look for your cat? What's wrong with that? Jean's a really nice person. Penso che la frase essere troppo buoni la gente se ne approfitta cazzo a pennello per questa situazione. Il tuo ragionamento non fa una piega, non so. Beh. Il suo gatto, oddio, cosa gli diciamo? Vabbè, però insomma, essere troppo buono. Please mention it to Jean for me. I'll treat you to a brew at Cat's Tail later. Ok. Però non voglio andare da Unbelievable! Guess the case of Prince the Missing Cat is now added poi to the agenda for our meeting with Jean. Sì, ma non voglio andare ancora da gente qua. E quando l'amicizia da a 10 di G mi sembra che ti dice qualcosa simile da altri. Non so, mi dicevo l'altra volta. E niente. È strano che Mozart, la cosa che mi piace anche di Mozart è che ha molta, nelle altre città ha molta, non c'è niente qua. Ha molta influenza perché la gilda degli avventurieri viene da Mozart, quindi la cosa più bella è che te la ritrovi in ogni città. E anche per quello che mi piace tantissimo Mozart. Mi piace il fatto che esercita molto potere anche negli altri posti. Anche se gli altri non vogliono ammetterlo. È veramente spettacolare come cosa. Dove c'è la casa di Mona è pieno, apparentemente. Anche dove c'è il bar di Luke, che tra parentesi dovremmo essere vicini. Ciao Michel. No, è segnato sulla mappa la taverna, quindi non siamo vicini. No, vabbè, basta andare da qua a destra, sì. No. Cavolo, già che ci arriva alla taverna. No, è qui da qualche parte. Vabbè, io parlo della taverna, ma nel frattempo cerco altri funghi. In metà della città non c'è niente. Non so se è un'animazione, ma ogni volta che ci avviciniamo qualcuno deve sedersi su una panchina.
se siamo lontani, lei era già seduta prima, ma molte volte si risiedono un'altra volta. È stranissimo. Chiude questo. Esaminare un po'. Toc toc. Ma che cacchio? Buona, all'inizio pensavo che era una che si credeva, però adesso che abbiamo fatto le missioni per lei sembra semplicemente una che non è capace a spendere soldi. Cioè, non è capace a tenersi i suoi life savings. Semplicemente quello. È stato abbastanza facile comunque il primo caso, ma credo che gli altri due me la fanno pagare. Brutto. Guarda un po' cosa c'è. Oh, un baule c'è anche. Ah, oh, dai. Mozart è pieno di baule. Oh, li aggiungono. Ah, ce n'è uno qua anche. Credo che abbiamo bisogno almeno di 120 funghi qua. Se non di più. Morales. Adesso passiamo di fianco a questa e comincia a dire oddio, Luke. Quando è che ci fanno poi la missione che lei va a trovare di Luke? La voglio vedere e di Luke tipo I didn't expect that. Entro totalmente nel panico. Beh, però è interessante, uno dei pochi personaggi di NPC che... Cioè, di solito non c'entrano nulla gli NPC e i personaggi con i doni. Cioè, i personaggi principali, dovrei dire. Di solito non hanno nulla in comune, tranne... No, vabbè, con Diona e... Lavora per... sì, vabbè, ma nel senso non... è difficile trovare amici tra NPC... cioè... E passi questa cosa. Vado a rampicarmi un po'. Cioè, è difficile che ti danno... Vedi gli NPC essere amici con altri persone normali. Beh, no, aspetta. Huffman, Rose... Huffman, suppose. Cioè, esistono però. Sì. Banconcino l'ho già preso. Beh, diciamoci la verità, è difficile però sentire una che urla tra... Forse quello che sto dicendo è proprio quello. Vabbè. Wow. Presse. È rimasto incastrato per 2 secondi. Sono molti altri di questi cose. Continuiamo il nostro giro per poco, però non so. Miles Morales, no, questo è Huffman. Huffman. Che ridere quando abbiamo la missione di Dio, come la ricordo ancora, dovevamo che c'era questo problema qua che ce l'avevano con di Luke perché pensavano che era un combina guai anziché un giustiziere, però non poteva, cioè stavamo per scoprire la sua identità, allora abbiamo dovuto inventarci un piano. È stato divertente. Qualcosa lì che... Ops. Scusa.
andare avanti e andate indietro. Ah, ce n'ha, ha fatto bene, guarda. Un'altra roba quella. Non finire la stamina, per favore. Ne ho visto uno lampeggiare qua. Non lo vedo più. Ho visto pure. Ah! Ok, ce n'è un altro di fianco per caso. Era una luce o un lampeggio anche lì? Lampeggio. Italian, that's Italian for you. My book in Italia. Italy for the win. Aiuto. Pure internet sta andando a gonfiare. Ma io ho una paura matta che. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Io ho paura matta che su WhatsApp, dove abito io, non funziona. Non so, perché ogni volta mi fa brutti scherzi. Soprattutto con i miei amici mi viene un messaggio e mi dicono non ci troviamo lì, e i messaggi arrivano tipo 3 ore dopo, 4 ore dopo. Non mi arriva nessuna notifica, poi magari mi chiamano e mi dicono ma non hai letto il messaggio? E tipo, non mi è arrivato niente, poi alla fine gli altri mi dicono ma non ci credo. Io non ci provo, cioè non è che la testa del telefono, nel telefono numero uno non la voglio sempre avere, ma numero due se non mi arriva la notifica, cioè non mi arriva né la notifica né il messaggio. C'è state delle volte che addirittura ho fatto anche foto che non era arrivato niente messaggio. Una cosa veramente minima. Ah, c'è una mela qua. Non apro. È una cosa miserabile quando succede, però ho paura che c'è qualcosa che brilla. Okay. Ho paura che c'è qualcosa che non va con WhatsApp dalle mie parti o. Ogni telefono che ho cambiato ho perso la storia. Qualsiasi cosa, la gente mi invia messaggi e. Poi fa ridere perché quando sono proprio davanti a loro, le persone dicono ti abbiamo inviato un messaggio. E lì compare. Prima non compare. È incavolato. Devo sempre stare lì attento con gli occhi aperti sul telefono. Non lo so, si capita anche qualcuno di voi. Non lo so, magari mi dicono, ma gli altri mi dicono a me non mi è mai successo, però alla fine succede anche a loro, ma non se ne accorgo. Io me ne accorgo il co, che se mi scrive una persona. Che poi dà fastidio dall'altra parte, no? Sembra che non guardi il telefono. Io lo guardo al mio. Come lo guardano tutti, non fissatissimo, ma non ribrillava perché c'era cose di flora, penso. Però lo guardo. Ah, man! Eccolo. Ah. Ah, sono gioielliera. Miguel italiano. È una bella cosa da imparare. No, vabbè, io assolutamente non lo faccio più.
focus. È bruttissimo quando è così. Ma in realtà funziona più o meno alla grande, dipende, ci sono molte cose che non funzionano, ma il problema lo sapete anche voi in internet, io non riuscirei mai a streamare Battlefield e giocarci normalmente perché tirerei delle agonie assurde e sarebbe impossibile giocare anche solo insieme con voi, anche se mi piacerebbe. Sono curioso se fa riflettere cosa dice. Niente. Aspettare tranquillo. Speravo che diceva qui micio. È un problema se ha perso il gatto del parlante. Il re dell'invocazione del cielo. Boh, vabbè, dai, qua siamo a posto. Andiamo, faccio un giro a fammi fare una cosa così. E adesso andiamo. Vigneto prima luce e bla bla bla. Bene così. Tanto qui ne avevo presi 20 o 30, si spera. 15. Volante. Allora, dobbiamo andare prima al villaggio di Acqua Chiara. Che non mi ricordo mai. È vicino a Mondstadt, no? Non mi ricordo mai dove esattamente. Ah, è qua, ce l'ho davanti. Wow, che cieco. Mamma mia. E d'altronde gli porto gli occhiali con me. Questi funghi qua, io ci facciamo la... Caduto al mondo. E ci facciamo una fabbrica di funghi, poi li vendiamo a prezzo stracciato. Mamma mia, sti funghi. Speravo che ce n'era un altro, non mi ricordo se c'è, sì, ce n'è un altro, mi sembrava ormai lo so memoria. Adesso mollo un attimo qua perché è caduta una cosa, devo raccogliere. Stando sul tetto non penso che qualcuno mi tira una cecchina. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Spero che non cade. Ho preso un pieno di cof. Spero che non... che non cade. Che bel paesaggio. Dico sempre che mi piacerebbe vivere in questi mondi, ma sinceramente se dovremmo raccogliere funghi per livellare non è che sarei la persona più... Ti alzi e la mattina. Veia, dobbiamo andare. Basta! Bene, la lore ovviamente sta cosa non succede. Ovviamente la lore di sti giochi tende sempre a essere ovvio. Ma anche di Skyrim un pochino devi farmare un po', non tantissimo, ma se vuoi le cose sì. Soprattutto se vuoi cose del tipo, aspetta che mi arrampico online, ne parliamo di nuovo perché ho un po' di difficoltà a decifrare cosa sta facendo. Opa. Vabbè, posso arrampicarmi sul cammino. Infatti mi sembrava che ce n'era uno qua. Su Skyrim devi farmarti. Ci sono anche gli exploit per far salire di livello 100 le cose, però. Io parlo nel senso i draghi, se vuoi l'armatura del drago devi c'è altro che devi fare quando sei un lupo mannaro, che c'è l'abilità anche da vampiro,
sei un vampiro, un nostro vampiro, devi stare lì a usarli molto spesso per, se vuoi il livello massimo, perché sennò è impossibile se non li usi. Quelle, ci sono delle abilità che solo se le usi, cioè, è normale anche per quando sei un umano, per esempio, se vuoi usare l'arco, portare a livello 100 devi usare l'arco, ma è normale. Però essendo un'abilità tra virgolette secondaria, quella di diventare un mannaro o un bambino, devi proprio quasi farmarla la cosa. Quando puoi ti metti lì, entri un stronghold che non hai ancora ripulito e così hai dicendo. Poi devi farmare anche, beh, naturalmente come dicevo prima, i livelli sì, però fino a un certo punto, se no diventa un headflow. E quello non è divertente, è divertente. Poi, dopo 2 minuti ti stufi perché l'amicizia dei personaggi non esiste su Skyrim, cioè esiste, ma è come questo gioco qua, non c'è a livello 1-10. Più semplicemente più stai con loro, più sembra che accettano, no? le tue, praticamente la tua presenza, non so come dire. Ah, ci sono un po' di funghi lì sopra, lì sotto. Anche se tu vuoi l'armatura perfetta, nel senso, se non sei un tipo da farti l'arma. Questo non l'ho raccolto, dove è finito? Ce n'è uno qua sopra. Ah, se un, forse ce n'è anche due. Se non sei quel tipo di persona che porta la forgiatura al 100, devi metterti lì a cercare nei dungeon, un po' di dungeon dove è sicuro che respawna quell'arma lì o quell'armatura lì, e devi farmartelo così. C'è un po' di farming da fare su Skyrim, non è facile. Non, Skyrim non è ok, ottieni un'arma decente, puoi finire il gioco. Sì, però se dopo un po' decidi di prenderlo tra virgolette seriamente e cominci a decidi di magari giocare a difficoltà più alte, oppure ti va di, perché ci sono anche boss cioè oltre al boss finale c'è Karkstag, che è il boss difficilissimo, qualcuno dice che è uno dei boss più difficili nel mondo dei videogiochi, ma io l'ho battuto nel playthrough montato, ma non male, non sono mai riuscito a battere. Forse ce l'ho fatta una volta, è passato così tanto tempo, diciamo che l'abbiamo fatto, non mi ricordo esattamente. Qua. La cosa è che non puoi andare lì con l'armatura d'acciaio e ammazzarti, no? O l'armatura in cuoio. Devi proprio avere le tue cose, i tuoi potenziamenti, sapere bene cosa stai facendo. Che sia spammare di magia, che sia spammare di arco, devi sapere quello che sai fare, devi sapere quello che stai facendo, perché se no non lo batti con il boss. Mi dispiace per te, ma poi c'è anche il cavaliere d'Eban, non è un altro bestiale che vogliamo dire di Olaf, e quello non è Olaf, che sarà solo una battuta. Parliamo di, appunto, come dicevo prima, Cavaliere d'Ebano. Cavaliere d'Ebano usa gli shouts, se non fai attenzione ti one shot. C'è tutta quella parte di Skyrim, semplicemente tu Skyrim lo puoi battere in 20 ore, va finito, poi non fai quest, non esplori più e via dicendo.
Se fai così ti perdi un sacco di gioco, ma soprattutto ti perdi un sacco di boss che sono molto più difficili di altri. A seconda della build puoi trovare dei personaggi, dei nemici che proprio sembrano fatti apposta per farti perdere d'animo. È stranissimo. Cioè, sembra che ogni boss, cioè ogni personaggio ha il suo boss che non riesce a fare, barra devi stare impegnato a fare. Ah, non... Io saltavo, dicevo, vabbè. Possiamo passare oltre le linee. Magic. E ogni boss, ogni personaggio ha il suo boss che teme di... Che tu sei un orco, che tu sei... un mago, può essere anche un mago orco, più da qualcuno, un mago, un arciere, uno sneak character, ci sono un sacco di, soprattutto nei personaggi sneak, il problema è quando il gioco ti mette contro dei personaggi che automaticamente ti vedono appena apri la porta. Cosa del genere, viene una tua discreta. Ce ne sono tanti, io ho fatto lo sneak character e ce ne sono come di quei personaggi che ti fanno perdere la testa. Dal papà di Serana al castello che dicono qui, fino ad arrivare a... appunto Alwyn, anche la prima boss fight di Alwyn, o l'ultima prima, che sei alla gola del mondo, ci sono tanti di quei problemi quando hai uno sneak character. Quindi bisogna prepararsi ancora, che cazzo, adesso sto giù da qualche parte quello che è accaduto. Per fortuna non è niente in vetro, però è una cosa carina che mi piacerebbe tenere se sto scemo in una camera. Vabbè, qua c'è un fungo, guardo un attimo a comprare di nuovo quello. Tanto perché abbiamo cominciato il discorso della... esattamente dei personaggi. Sì, per farmare, sì, insomma, devi fare attenzione a tutto quanto. E più o meno, cioè, ci vuole... Dipende cosa fai. Ci impieghi molto di meno a farmare su Skyrim, naturalmente. Però appunto non è che rose e fiori. Se metti difficoltà facilissima e giri con la prima armatura che trovi nel gioco, collecting rare and exquisite treasures. Sì, lo puoi anche fare, però devi mettere la difficoltà bassa, come dicevo prima. Teoricamente puoi anche... è saltato in aria questo, che non ci hai visto. Naturalmente devi metterti anche lì a... cioè, se riesci a potenziarti più che avere l'arma di ferro. No. La spada di ferro, quello che c'hai. Vabbè, in ogni caso, anche qua... sono piuttosto abituato a queste cose. A me non mi dispiace farmi nei giochi, perché questo significa che mi prolungo il gioco, nel senso, ci sta avere il gioco che dura 20-30 ore e ti dà tutto, ma ci sta anche il gioco che devi stare lì a
fare delle cose anche simili tra loro per qualche tempo, perché è questo che luccica, perché vuol dire che ti stai divertendo, magari non divertendo tantissimo, come io che sto raccogliendo i funghi adesso, non è che mi sto divertendo tantissimo, ma cioè almeno, cioè nel senso, compri un gioco da 70 euro per dire, e questo gioco qua ti dura 4 volte tanto, giusto, perché quel 2 volte e mezzo tanto fai sempre le solite cose, come Borderlands per esempio, quasi lo ringrazi il gioco, così almeno non devi spendere altri 70 euro. È l'ombra, alla fin fine è così. Come, diciamo che la differenza tra i giochi e i film è quella, tu un film, non so, c'è un periodo che i film pagavi, puoi ancora farlo, 2,99 te li noleggi e poi via, sono solo 2 euro, se te li copri costano, vabbè, ovviamente, però invece i videogiochi non puoi più, cioè una volta gli americani andavano da Blockbuster e se li prendono, che ne so, se li per un mese, se li pigliavano e poi dovevano restituirli dopo un mese, dopo che hanno finito con quel mese, qui quella era già un'altra cosa che qua non è mai arrivata, hanno provato, forse siamo anche pronti per lei al 90, 30, 60, 70, 85, poi 85, poi c'è 60, forse sì, forse no, più che altro penso sempre, e se devo fare un giorno mono? Cioè, e quello è il mio ragionamento, quello perché ho detto non so se basta, non so se basta, nel senso che se un giorno sblocco qualcuno tipo Duke, cosa ha bisogno? Per Dio. Ah no, ok, no, aspetta. No, no, ha bisogno delle lampadine, per fortuna, ok. Quindi già Duke sarebbe un fare, perché abbiamo già le lampadine, meno male che le ho collezionate, ve l'ho fatto apposta, veramente non ne troviamo più di sti cose, tanto tra un'oretta devo staccare, non so neanche, forse anche di meno, adesso vediamo, cioè non c'ho tanta voglia di andare a fare il puzzle vario, tanto se devo staccare manca un'ora. Allora, non vedo più niente. Mi sarebbe piaciuto averne tipo 140. Non sarebbe stato male. Fatto, scusa. Cioè, non voglio finire su YouTube da I wonder when I'll be as tall as my big sister. 50. Perché ho detto 80? No, vabbè, sono fuso. Vabbè, proviamo ad andare a fare sta roba qua. Ah, vabbè, dai. Ci prendiamo almeno 3. Sto arrivando, Melme! Vabbè, finalmente qua ci possiamo prendere metà mondo di collezionabili. Era ora. Forza miseria. Questo collezionabile qua che vedo è facile o difficile da prendere? In alto. Ok, infatti.
aspetta. Quando l'ho visto mi sono detto qua muoio. Come provare a prendere questa posizione qua che è abbastanza veloce, così non torniamo indietro, che fastidio. Avessi Barbara ci sei, non sarebbe pure. Sembra fatto apposta. È colpa di Ben. Non scherzo. Uffa. Mi sto confondendo con i tasti. Ma fammi, faccio la tastiera nuova. Ora. Ma fammi. Grazie per un altro elettrocus che sembra una parolaccia, ma... giuro che non ho una parola, anche se non sei due, mi dispiace. C'è un febbre tra la casa. Mi sono teletrasportato e mi ha tenuto quello. Ma ieri ha ricevuto blessing dalla rede. Questi saranno facili perché o saranno difficili anche questi. Ah guarda, questi sono cosa. Poi bisogna farlo. Oh, finalmente riusciamo a esplorare stare qua. Ovviamente più avanti non si potrà andare, credo. Magari c'è un boss. Mi stupirei. Qui ci sono tanti banditi, forse prendiamo. Ok. This is long overdue. Access denied. Say no more! Perfetto. Time for a light show! Come mai faccio più danni con lei? Ma che cacchio? No, perché c'è la vita di... per me solo teletrasporto. Dobbiamo dare un'occhiata in giro e trovare i lanci degli amuleti. Tocca i lanci. In più. Ah, ce n'è uno qua. Wow. Ok. Ah, devo ricordarmi che... oh, perfetto. Tantissima linea. Che abbia il figlio. Sono le perle che devi usare per livellare il cocon. E mi sa mi preparo poi con le perle. Di saggezza. Dove è? Allora, ne ha uno e due qua. Beh, che faccio un po' tutta. Uno e due. One, two, three, four.
questa parte. Qui è uno, però mi sa che il fondo è sbagliato. Non so se ho capito bene sto antifona di un piccolo, una minima. No, devo illuminarsi tutti. Così è tre, non ce ne sono tre. Speravo che era così. Ora, ce l'ho fatta. I puzzle sono capaci, ripeto, Skyrim è pieno di questi puzzle qua, mi sono andato fuori. Seconda sigillata, mancano due. Diamo uno sguardo alle pietre. Se sigilliamo tutte le pietre la tempesta dovrebbe fermarsi. Allora andiamo. Spero solo che ciò che dice questa Neko sia vero. La nostra unica pista riguarda la tempesta. In ogni caso diamo prima un'occhiata alle pietre. Andiamo. Dovremmo scrivere un rapporto a Gilda più tardi. Aggiuntore di tempo. Quanto tempo abbiamo? Ne possiamo fare solo più. Sono contento che sia aperta sta cacchia di strada finalmente. Poi ci mettiamo a esplorare magari stasera questa zona qua. Aspettavo che andava via quello. Vabbè, posso di più. Perché se no. Il temporale qua c'è ancora, no? Cioè, nel senso che la zona in cui morivi non c'è più, ma adesso cucciolo la montagna, cioè non posso arrampicare senza andare via a farmi le pene del mondo. Vabbè. Vai al luogo in cui si trova la pietra protettiva. Parla con Taizuke. Dov'è la pietra? A quanto pare non sarà facile come pensavamo. Diamo un'occhiata in giro. Non è che dobbiamo usare teletrasporto. Dobbiamo trovare qualche indizio nelle vicinanze. Andiamo, non abbiamo tempo di fare. Musica chiama signorina. Cerca il sentiero che conduce alla pietra. Del mondo. Poi. Pensavo che ti mentirava di volta qua via la serie. Non so. Sembra quasi che sia questo. Our Excellency. What is she trying to communicate? Scusa, il sentiero che conduce. Ma sentiero intendi sentiero o intendi una cosa della serie che vuole prendermi un passaggio? Perché qua c'è un sentiero. Ma non so cosa. C'era scritto scavo. Una foto dei segni strani. Una mappa del tesoro. Andiamo in città e vediamo.
possiamo parlare con qualche avventuriero. Ah, ok, abbiamo sbloccato una nuova missione. Forte. Vediamo se riusciamo a trovare sto sentiero. Ah, non li vedo ste spalle, cioè. Ah, me l'ha messo di sopra, beh. Sopra. Queste cose qua sono già al massimo. Sono quasi pronti per non fare. Perché non voglio scaricare tanto perché non so cosa mettere via via. Il sentiero c'è, ma. Cerca il sentiero che conduce alla piena. Forse è un pausa che devi fare tipo. Allora, meno di un'oretta, sinceramente se non riesco a farlo facilmente questa roba qua, tutta la verità che mi saluto. Andiamo a fare qualcos'altro, ma questo qua è troppo difficile, nel senso che il tempo che abbiamo sono 10-15 minuti neanche. Fa qualcosa di più interessante, cosa possiamo fare oltre a questo? Andiamo nella miniera e cerchiamo le cose di paracoso. Se la trovo. No. L'avevo passata 30.000 volte. Questo? Sì, dovrebbe essere questo. Credo che dovrebbe essere questo, non sono sicuro. Almeno quello è più facile. Ah. La. Sì, è qua. E l'uomo è finito. Vedere usando solo io e mia quanto facciamo. Sì, in effetti non ci sarà quando abbiamo anche Barbara. Abbiamo Barbara prima di attaccare con io e mia e costantemente come si chiama, beh, acqua più fuoco, ci sta, ragazzi. Questo non ci vuole dire raccolto. Onestamente in questi momenti qua è più facile farlo, ma perché è una cosa che ci impieghi, può impiegarci poco, ma anche vabbè, non mi sinceramente Beidou la voglio anche perché non ho problemi con arrampicarmi, ma sinceramente ci sarebbe un personaggio che fa pam pam esce fuori la pietra, sinceramente. Allora, per lei abbiamo bisogno di questi. Ce ne sono anche un sacco di lavoraggini, ma nella lavoraggine abbiamo una missione, quindi partire da un cazzo. Credo. Però è il bello che qua te ne danno 3 o 4 alla volta, è bello perché le prime volte che ho incontrato sta Giada mi sono detto non cercherò su internet, non mi spoilerò cosa servono. Infatti è stato bello perché quando ho sbloccato Beidou ho detto oh, servono Beidou, ecco. Forse qua conviene fare così. Bennett è più preparato queste cose.
tutti a certe testate su questa rotta. Solo una si gira. Attento. Questo è uno dei miei posti preferiti per far male. Quando sono qui. Tranquillo. Nessuno mi dice niente. Poi c'è anche una seconda parte. Tanto è che non lo faccio. Sembra che qua c'è. Ma ce n'è una anche qua di quelle rocce lì di. Che vuole lei. Ce n'è più di una. Pensi che abbiamo trovato il. Come on! Focus! I'm focusing! Peccato che non ci sono quei maghi che ci servono. Ed è finito. No, secondo me comunque con barba eccetera sarebbe una combo. Non sarà la combo che avremo con se usassimo 5, ma non fa niente. È sempre una combo. E ci sta la grande. C'è un arciere che c'era con noi. A morte. Beh, se fosse così che ogni volta che cerchi qualcosa te ne escono 5-10, così. E così è facilissimo, no? Cose preziose. Talmente preziose che ne trovi questa. Non diciamo che tanto forte, se non mi mettono più difficile da trovare. Ce n'è una caverna lì sotto e. Boh, niente. Strano che sia pizzolosa così, ma. Allora, ce n'è uno qua, un altro qua. Io queste qua me le ho sempre raccolte perché non sapevo cosa servivano, allora mi sono detto. Invece le cose lì di Ambra ho smesso di collezionare perché ci impiegherò un danno a romperle. E non, secondo me ho fatto male, perché se sbocchiamo su Unglia sarà la pena dell'inferno collezionare. Però adesso non ce l'ho, quindi non è che me ne frega molto, la base è quella lì. Dovrei, però non è come dire come collezionare i fiori per Yui Mia. Non è una rottura di cazzo, cioè nel senso sono dappertutto quelle cose che forse no, forse è più rottura di cazzo, non so chi. Diciamo che a me i personaggi Geo non è che non mi piacciono, ma non riesco a usarli, cioè preferisco fare tanta ma tantissima azione elementare più che avere uno scudo in più nella squadra. Cioè preferisco avere due come queste due ragazze qua che fanno combo con questi due qua che avere uno che mi copre cioè che mi dà lo scudo, perché tanto alla fin fine magari ti proteggi da quella, per dire, 8000 di danno che ti arriva. Però se fai in fretta, tipo con Ayaka fai 16000 e quel nemico che ti farebbe 8000 di danno ammazzi ancora prima di pensare alla combo che tu devi fare questo, quello, quell'altro. Quindi vabbè. Boh, niente qua, è tutto collezionato, io adesso stacco. Ah, salve! Tu mi serve. You are dead. Take flight.
cambiare personaggio. O solo divina divinatoria normale, neanche. Vabbè, adesso io lo stacco. Se poi non devo andare a lavorare, ci vediamo subito dopo, ma non credo proprio. Sarà un po' difficile. Mi curo qua, torniamo a... Non so, Lue. Dove siamo, Lue? Costa di Yaogua. Porto di Lue. Questo cos'è, scusa? Perché ho messo il piconcino? No, magari mi sono sbagliato. Poi guardo. Sto pensando di guardarmi adesso su YouTube l'isola misteriosa, se effettivamente si può entrare in Monstadlim. Ah, ma che trovi a Monstadlim, ma non voglio spoilerarmelo. Secondo me, se esiste veramente, riesco. Sono tipo wow, ci rimango malissimo. Vabbè, nel senso, beh, ci rimango bene. C'è solo questo. Un saluto da me stesso. Qua obiettivi non c'è da fare, qua siamo quasi pronti. Vediamo un po' poi come fare con Barbara, ma ci siamo quasi. Poi per Yao Yao non so se usare. Scusate, se usare Bennett o usare Barbara, però insomma se penso che Barbara è benissimo con scontro contro. Lo scontro contro quell'ipostasi, si chiama ipostasi, va, di Danny. Spero che non sia molto difficile, ho paura. Vabbè, un saluto da io e mio e da Catherine. Ci vediamo, ok? Ho schiacciato un pulsante sbagliato. Non per finire lo stream, per fare altro. Vabbè, dai. Ciao ragazzi. Ah, ma non si è neanche attivato. Avevo messo che tasto G2 attiva Nightbot con la musica, ma si è attivato. Vabbè, ciao ragazzi, ciao, buon lavoro. Ci vediamo quando ci vediamo, ok? Ciao ragazzi.